la vita scorre lenta e non esistono quasi automobili. L'isola, immersa nel blu del mare Egeo, a soli 2 km dalle coste della Turchia, è l'ultima della Grecia, la più lontana. Un'isola piccola, di appena 12 km, brulla e quasi interamente montuosa, ma che con le sue insenature rocciose e mare cristallino regala dei paesaggi incantevoli. È diventata famosa per essere stata la location del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, ma di questo parleremo in un prossimo video. Castellorizzo ha un solo pittoresco paesino, dove le case hanno colori accesi e sono addossate le une alle altre. Ci si può perdere passeggiando tra i vicoli e scoprire continuamente angoli nuovi, scorci inattesi sulle taverne e i ristorantini che si affacciano sulla baia. Nell'antichità la chiamavano Megisti, dal nome del suo primo governatore, Megistea. Nel 1306, conquistata dai cavalieri di San Giovanni di Rodi, cambia nome e diventa Castellorizzo, ovvero Castel Rosso, dal rosso porpora degli scogli dove si innalza il castello. La storia di Castellorizzo è la favola di un angolo di paradiso oggi quasi disabitato, ma che un tempo conobbe grandezza e splendore. Un tempo su quest'isola viveva una popolazione di circa 14.000 abitanti, soprattutto marinai che ne facevano una vera e propria punta di diamante in campo navale e commerciale. Era il 1913 quando Castellorizzo si liberò dal dominio turco e in seguito passò nelle mani dei francesi, che nel 1920 la cedettero all'Italia. Nel 1943 la resistenza greca riuscì a riprendersi l'isola, ma stavolta il nemico era la guerra. I bombardamenti tedeschi rasero al suolo case e negozi, seminando terrore, e gli abitanti di Castellorizzo fuggirono, fino a che l'isola restò quasi deserta. Nel 1947 tornò a far parte della Grecia, ma da allora Castellorizzo è l'isola che non c'è. Poche centinaia di abitanti, scogliera a picco su un mare cristallino, la meta ideale di quanti fuggono dalla confusione e hanno desiderio di ascoltare il rumore del silenzio e delle onde. Ci stiamo arrampicando su questo pezzo di montagna per andare a visitare il castello che c'è proprio lì sopra. Castello che dà il nome anche a tutta l'isola, Castel Rosso. Vale proprio la pena di arrampicarsi un po', però, Guardate che panorama. La nostra personale esplorazione dell'isola parte dal castello dei Cavalieri di San Giovanni, che domina tutta la baia e offre una fantastica vista sul turchese del mare. Siamo arrivati in cima alla meta. La salita per raggiungere il castello non è delle più semplici, ma sicuramente ne vale la pena. Thank you.
tanto di così non potevamo arrivare. Castellorizzo, che tradotto in italiano significa Castel Rosso, deve il suo nome proprio alla configurazione del terreno. Vedete queste rocce? Sono di un rosso intenso. E lo scoglio è tutto così. Sotto il castello dei Cavalieri di San Giovanni abbiamo la possibilità di ammirare qualcosa di unico quando si parla di architettura greca. La tomba liccia, infatti, è una sepoltura che è stata scolpita nella roccia nel V secolo a.C. e possiede delle colonne di tipo dorico. Buongiorno amici da questo meraviglioso luogo di villeggiatura che si chiama Castellorizzo. Il mare qui è meraviglioso, è una cosa indescrivibile. Colori, natura, rocce. Il problema è proprio questo, che a Castellorizzo non ci sono spiagge. Per chi vuole prendere il sole deve rivolgersi esclusivamente a dei piccolissimi lidi che sono sempre strapieni e quindi non c'è mai posto, oppure deve avere l'albergo che mette a disposizione dei clienti lo sdraio, il lettino e l'ombrellone. Come vedete però noi non ci arrendiamo di fronte a nulla e, come le capre, che ce ne sono tante in questi luoghi, ci siamo arrampicati sugli scogli e ci stiamo godendo il nostro mare comunque. Il mio partner qui... Un saluto! Tranquilli che domani prendiamo il barchino, andiamo su qualche bel posto, è pieno di bellissimi posti, è che noi siamo pigri, ecco, allora... Ci hanno detto che qui ci sono le barche che ogni giorno partono per andare all'isola di San Giorgio a vedere la Grotta Azzurra, quindi penso che domani noleggeremo una cosa di questo tipo. E adesso vi facciamo vedere il panorama che vediamo dal nostro punto bagno. A più tardi, ciao!